SUV, SUV è ancora SUV qui a Ginevra 2018, però in questo caso Honda, beh, devo spezzare una lancia a loro favore, perché questi giapponesi ci sono arrivati molto prima degli altri con la CR-V, che è stata veramente una delle prime SUV un po' compatte che sono arrivate sul mercato. E qui ora a Ginevra arriva la nuova generazione, già in vendita negli Stati Uniti da qualche tempo, ma ora ecco la versione europea, che evolve un po' i concetti della generazione precedente, però con soluzioni tecniche e stilistiche interessanti. Stilistiche, quindi partiamo dal design. È un po' più aggressiva, full LED davanti, che riprendono un po' la fisionomia di quelli della nuova Civic, e dimensioni che rimangono tutto sommato quelle simili a quelle della generazione precedente, però si è allungato il passo e questo ha migliorato l'abitabilità. In più c'è una bella novità per questa CR-V, cioè la possibilità di avere anche i 7 posti. Andiamo dietro però a vederla. È la prima volta che la vedo così da vicino e devo dire che forse è un po' la zona più controversa dell'auto, soprattutto per questi grandi gruppi ottici a sviluppo sia verticale che orizzontale. Però questa particolare zona posteriore della CR-V, che è sempre stata molto massiccia, non so se avete presente la vecchia generazione, è un po' il suo segreto. Cioè aver fatto un terzo volume così abbondante poi ha permesso di avere un super bagagliaio che anche su questa generazione con doppio fondo si preannuncia piuttosto capiente. Ma andiamo, cerchiamo di andare dentro a vedere com'è fatta, perché i giapponesi hanno rifatto completamente anche la plancia. Un abitacolo molto alla giapponese, devo dire. Guardate per esempio la leva del cambio, cioè il gusto è proprio quello delle auto che girano a Tokyo, però un nuovo display qui al centro con il sistema multimediale tipico delle ultime Honda, e anche la strumentazione qui diventa interamente digitale. Il volante riprende sostanzialmente quello della nuova Civic. Attenzione, un po' troppi tasti, quando avevo provato la Civic non mi ero trovato benissimo, però la grafica è sempre originale, i giapponesi ci mettono sempre del loro, a me ricordano un po' quei videogame anni 80. Le belle novità però di questa CR-V continuano anche a livello meccanico, perché la piattaforma è stata aggiornata rispetto al passato, ma ci sono importanti novità anche per quanto riguarda le motorizzazioni. Sì, perché scompare il diesel, e questa è una notizia. Sapete che Honda aveva un ottimo diesel 4 cilindri, ma si sa, mala tempora currunt, direbbero i latini, per i motori a gasolio, e quindi non ci sarà più la CR-V diesel, al suo posto però arriverà un'ibrida, un'inedita ibrida sviluppata interamente dai giapponesi di Honda, con il sistema iMMD, che utilizza un 2000 benzina VTEC a ciclo Atkinson e due motori elettrici senza l'ausilio di un cambio tradizionale. Quindi chissà se questa sarà la versione che andrà per la maggiore in Italia. In alternativa, per chi magari fa un po' meno strada, per chi vuole un prezzo d'acquisto un po' più accattivante, si potrà comunque avere una soluzione più tradizionale con il nuovo 1500 VTEC turbo benzina Honda, abbinabile a un cambio manuale a 6 marce o l'automatico CVT, con quella bella leva che abbiamo visto dentro. Di serie la trazione anteriore, ma entrambe le motorizzazioni, sia quella tradizionale che quella ibrida, possono essere abbinate in opzione alla trazione integrale real-time AVD, che viene proposta in abbinamento all'assetto rialzato di 38 mm. Al momento non ci sono i dati relativi a prestazioni e consumi, bisognerà aspettare l'arrivo sul mercato. Autunno il 1500 a benzina, l'inizio 2019 per l'hybrid, quindi bisognerà ancora pazientare un po'. E a voi è piaciuta la nuova Honda CR-V? Secondo me è sempre una macchina molto concreta e molto intelligente, ma me lo dovete raccontare nei commenti qui sotto. Se siete d'accordo con la scomparsa del diesel, ciao alla prossima auto!